Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Finalmente torno a fare un video un po' più parlato perché ultimamente ho pubblicato solo vlog. Mi piace moltissimo girarli, però ecco, in realtà avevo anche bisogno adesso di ritornare alle mie origini, quindi ai video dove vi racconto le mie letture. Ho anche cambiato location, mi piace molto, quindi credo che questo diventerà il mio nuovo angolino per girare video. Nel video di oggi vi parlo delle mie ultime letture, quindi dei libri che ho letto più recentemente, ma anche dei libri che sto leggendo in questo momento e una nuova entrata, quindi un libro che mi è appena arrivato e che voglio mostrarvi. Cominciamo! Il primo libro che vi mostro purtroppo non sono riuscita a terminarlo, quindi per il momento è a metà e sto parlando della Casa degli Spiriti di Isabel Allende. Mi vergogno quasi a dirvi che questo libro non sono riuscita a finirlo perché me l'avete consigliato voi, visto che vi avevo chiesto un consiglio su un libro da leggere di questa autrice e ero veramente sicura che mi sarebbe piaciuto. E anzi, io vi posso dire che la storia mi piace, io mi rendo conto delle potenzialità di questa storia. Anche in questo libro ho riscontrato che Isabel Allende sa scrivere in maniera divina. Peccato che purtroppo non mi sentissi troppo presa dalla storia e quindi non avevo mai voglia di leggere. Ripeto, io mi rendo conto che la storia è bella, non so come mai non c'era feeling, non mi riuscivo a sentire dentro la storia e quindi ad andare avanti. Credo che un po' dipenda anche dal formato della stampa, perché è scritto molto piccolo e non so, mi sembra che le pagine scorrano troppo lentamente, quindi mi sembrava un po' pesante. Comunque per il momento ho dovuto interrompere la lettura perché appunto si stava veramente prolungando per troppe settimane e mi rendevo conto che ogni sera non avevo voglia di aprire il libro e andare avanti. Lo tengo comunque in libreria aspettando un momento in cui magari sarò pronta a riprendere in mano questa storia e concludere questo libro che sono sicura mi piacerà. Forse semplicemente non ho trovato il momento adatto. Un altro libro che ho letto è La donna in gabbia di Jussi Adler Olsen. Lo leggo esattamente come è scritto perché non so come si pronunci. Allora, questo libro è un giallo, fa parte della serie Giallo Svezia che ho acquistato in edicola tanto tempo fa. L'ho letto per il club del libro perché l'obiettivo del mese precedente era quello di leggere qualcosa che portasse avanti uno dei buoni propositi fatti a dicembre. Tra i miei buoni propositi c'era quello di leggere dei libri che da tanto aspettavano di essere letti sugli scaffali della mia libreria. E quindi ho scelto questo. Questo è il quarto di questa serie, sono una decina di libri e devo dire che le mie aspettative erano piuttosto basse. Perché? Perché il primo libro di questa serie era un libro di Camilla Läckberg, che voi sapete è un'attrice di gialli strepitosa, molto famosa e che a me piace tanto. Il secondo e il terzo libro di questa serie, quindi sempre dei gialli, dei scrittori svedesi o comunque ambientati in Svezia, non mi erano piaciuti affatto, quindi ho pensato che la serie in realtà avesse uno specchietto per le allodole, il libro di Camilla Läckberg che il nome insomma richiama gli acquirenti a comprarlo, e poi il resto della serie invece contenesse dei libri più scadenti. Beh, mi sono dovuta ricredere perché questo libro è veramente molto bello. La storia parla di una giovane donna, una donna impegnata in politica, che un giorno scompare improvvisamente senza lasciare traccia e lasciando soltanto un fratello disabile. Il protagonista della storia però è il poliziotto che ovviamente condurrà le indagini. Questo poliziotto viene da un'esperienza traumatica: durante un'indagine c'è stata una sparatoria, ha perso un collega mentre un altro è rimasto invalido e quindi insomma lui viene da un'esperienza molto particolare. Nel momento in cui rientra al lavoro, gli altri suoi colleghi trovano difficile lavorare con lui per il suo carattere molto, molto rude e scontroso, e quindi trovano un escamotage, lo mettono a capo di una sezione in cui lavorerà soltanto lui e il suo assistente, quindi nessuno dovrà avere a che fare con lui, una sezione che appunto si occupa dei casi irrisolti più vecchi. Ecco quindi che il nostro protagonista si trova ad indagare sul caso di questa donna scomparsa 3 anni prima. I capitoli poi si alternano invece col punto di vista della donna e ci viene raccontato passo passo che cosa le è accaduto.
Il libro è incalzante, una storia che non si vede l'ora di portare a termine, perché gli indizi sono ben seminati, ecco, durante tutta la storia, ma ovviamente i veri colpi di scena arrivano alla fine, quando si corre verso il finale in un crescendo di tensione e di suspense. Facciamo le indagini insieme al nostro protagonista e soprattutto ci troviamo anche noi a pensare a quali potrebbero essere gli eventuali colpevoli e poi vedere alla fine se abbiamo ragione o no. Ovviamente io non avevo ragione, perché tutte le volte è così, io sono convinta di aver capito chi è e poi mi sbaglio sempre. Inoltre devo rimarcare il fatto che mi sono piaciuti moltissimo i personaggi, come sono stati delineati. A parte la storia in sé, che è molto particolare, molto a tratti anche inquietante, però sicuramente qualcosa che non avete mai letto, ma i personaggi sono veramente una chicca. Molto interessante è il personaggio dell'aiutante del poliziotto, quindi del nostro protagonista, perché è uno straniero, quindi non è svedese, un uomo che dovrebbe fare semplicemente l'assistente, ma che si ritrova ad essere immerso anche lui in questa indagine e quindi ad aiutare il suo capo nel risolvere l'enigma, ovviamente. E poi mi è piaciuto moltissimo il protagonista, nonostante sia un protagonista un po' stereotipato, nel senso che è uno di quelli che si vede abbastanza spesso, un uomo che è burbero, con il quale nessuno vuole lavorare, ma del quale non si può fare a meno perché è il più bravo di tutti. Anche il protagonista di questo libro ha queste caratteristiche, ma secondo me sono delineate in maniera più particolare, o meglio, sono giustificate dalla psicologia che c'è dietro al personaggio, quindi non gli vengono date delle caratteristiche solo perché i detective devono essere tutti così, ma viene spiegato il perché dei suoi comportamenti, delle sue idee, del suo modo di comportarsi, delle sue decisioni e del suo modo di rapportarsi con le persone. Questo me l'ha reso simpatico, perché tendenzialmente, se no, non mi piacciono i personaggi che sono un po' tutti uguali, che si trovano in tutti i libri. Me l'ha invece reso simpatico e mi è sembrato molto più veritiero, quindi io vi straconsiglio questo libro perché è molto bello. Altro libro che ho appena finito di leggere è La profezia della curandera. Non vi leggo l'autrice o l'autore, non so, credo sia un uomo, credo. Sì, è un uomo, perché è un nome impronunciabile. Allora, questo libro mi è stato regalato per Natale dalla mia sorella, infatti all'inizio c'è la sua dedica, quindi sono, insomma, ci tengo molto a questo libro, e in più è ambientato in Perù, ecco perché è stato scelto come regalo per me. Allora, è la storia di una ragazza, Cantu, che è perdutamente innamorata di un ragazzo, un ragazzo che purtroppo non ricambia i suoi sentimenti, o meglio, un ragazzo che la cerca soltanto per il sesso, detta in poche parole, o comunque per avere dei rapporti fisici. Le vuole sicuramente bene, ma non abbastanza da decidere di rimanere tutta la vita con lei, tanto che i due si devono sposare, ma lui all'ultimo decide di andarsene con la scusa di un lavoro lontano e la lascerà per alcuni anni. Quando questi si rincontreranno, lui tornerà a cercarla, lei non riesce mai a dirgli di no, ma non riesce in realtà a tenerlo mai legato a sé. Lei è convinta di non poter amare nessun altro come ama lui, e quindi decide di chiedere aiuto ad un curandero, che è un personaggio un po' particolare, una persona che è capace di consigliare le persone, che è capace di predire o comunque leggere il futuro attraverso le foglie di coca, che è capace di consigliare alcuni rituali per poter far avverare i desideri delle persone che chiedono il suo aiuto, insomma qualcosa a metà tra il reale e lo spirituale. Quindi grazie a questo curandero lei poi si ritroverà ad affrontare un percorso di formazione molto più grande, un percorso che la porta in realtà a comprendere, a riscoprire e comprendere il potere che è dentro ogni donna, come viene comunque descritto in questo libro, e che le permette di essere in grado di capire le sue potenzialità e poterle poi sfruttare per conquistare l'uomo che ama. Ecco, questo è a grandi linee quello che succede all'interno del libro. Ci sono due aspetti che mi sono piaciuti molto nel libro. Il primo è il fatto che venga sottolineato moltissimo il potere delle donne, quindi il fatto che le donne abbiano un rapporto, un legame particolare con la natura e che abbiano dentro una forza inimmaginabile, ma che semplicemente si dimenticano
di avere e che quindi, grazie anche al percorso che fa la nostra protagonista, devono in realtà riscoprire per rendersi conto di essere veramente forti, di essere in grado di realizzare ogni desiderio. E in questo libro viene detto anche molto spesso che la forza della donna è anche maggiore di quella degli uomini, gli uomini che sono guidati soltanto dalla, diciamo, più dalla materialità, mentre le donne dalla spiritualità. Non sono totalmente d'accordo su questo, io credo che entrambi i sessi abbiano uguale importanza all'interno del mondo e che l'uno non possa esistere senza l'altro e nessuno prevarica sull'altro, però insomma diciamo che se siete alla ricerca di qualcosa che esalti il potere delle donne, la loro forza e dia fiducia, vi dia fiducia in voi stesse, questo è il libro perfetto. La seconda cosa che mi è piaciuta ovviamente è la descrizione di queste tradizioni così particolari peruviane, chiaramente tutte vere. Quindi vengono descritti queste persone particolari che sono i curanderi, non so come sia il plurale di questa parola, comunque le loro capacità, come riescono a mettere i propri poteri, tra virgolette, a servizio delle persone, della popolazione, tradizioni vecchie di centinaia e migliaia di anni, quindi qualcosa di veramente molto affascinante. L'unica nota negativa di questa storia è la motivazione che spinge Kanto ad affrontare questo tipo di percorso di autocrescita, ovvero cercare di avere l'amore di un uomo. Prima di tutto si può vivere anche senza avere per forza un uomo accanto e secondo di poi se un uomo non ti ama non lo puoi obbligare ad amarti. Quindi questo secondo me è un messaggio importante che andrebbe trasmesso, soprattutto in un libro in cui si esalta tanto la forza delle donne. Non è indispensabile per essere felici avere accanto un uomo, ma soprattutto se il sentimento non è ricambiato non ci si può far niente, forse non era quella la persona giusta per te, io credo. Comunque, questa è stata l'unico neo in un libro in realtà tanto tanto bello, tanto interessante. Cosa sto leggendo? Sto leggendo due libri. Il primo è Metodo Mindfulness, 56 giorni alla felicità. Quindi sto seguendo questo che è un percorso di 8 settimane, per questo ci sto impiegando un po' di tempo. Attualmente sono alla sesta settimana, quindi me ne mancano due, durante le quali ho imparato, diciamo, ho seguito questo corso per comprendere il metodo mindfulness e la meditazione. Mindfulness. In due parole, proprio per darvi un'idea generale, la mindfulness è quella che ci spinge e ci insegna anzi a vivere di più il qui e ora, senza legarsi troppo al passato o senza sentirsi sempre proiettati verso il futuro e riacquistando una nuova consapevolezza che ci permette di affrontare anche le situazioni quotidiane in maniera diversa. Quindi ogni settimana c'è una nuova meditazione da seguire con una voce guida che mi aiuta ovviamente in questo percorso, ci sono delle azioni da fare e soprattutto ogni capitolo ha ovviamente una spiegazione teorica da leggere e insomma che ci aiuta anche ad affrontare la pratica della settimana. Sto girando un video, diciamo che lo devo ancora montare per capire com'è il risultato. Comunque, se tutto va bene, se mi piace il risultato, pubblicherò un video dove vi parlo passo passo di tutto questo percorso, perché ogni settimana ho girato un video in cui dico appunto come la meditazione, come ha influito la meditazione della settimana nella mia vita. Quindi ci sarà modo di approfondire questo argomento. Per il momento vi dico che il percorso non è concluso, quindi fino adesso sono felicissima di aver intrapreso questo percorso. Io sto meditando quindi tutti i giorni, 6 giorni a settimana, da 6 settimane ed è stata una rivoluzione. Questo non perché meditare mi abbia fatto eliminare i problemi dalla mia vita, assolutamente no, semplicemente la meditazione mi ha riportato al qui e ora, dove io non sto mai, cioè io sono sempre proiettata in avanti, di solito più che indietro sono sempre proiettata in avanti, e mi ha permesso di vedere i problemi e le avversità che ogni giorno si presentano nella nostra vita da una prospettiva completamente diversa e le affronto in maniera diversa, non mi faccio travolgere dalla disperazione per le piccole cose che in ogni vita ci sono e riesco quindi a gestire tutto in maniera migliore. Io credo di essere profondamente cambiata grazie a questo, quindi sono
praticamente sicura che non smetterò mai di meditare. È una delle cose più belle che io abbia fatto, che abbia imparato, quindi come si suol dire, non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. E spero di potervi dire presto qualcosa in più. Per il momento, se siete curiosi e avete voglia di cominciare un percorso del genere, questo è un libro veramente ben fatto. Altro libro che sto leggendo in questo momento è La città della gioia di Dominique Lapierre. Lo conoscete perché è un libro molto famoso, lo volevo leggere da tanto e finalmente è arrivato il suo momento. Purtroppo questa copertina non mi piace per niente, però l'ho presa da libraccio perché la mia mamma aveva un'edizione della città della gioia che avevo iniziato a leggere tanti anni fa, ma ero probabilmente troppo giovane per capirlo, quindi l'ho interrotto. E comunque quando siamo andati a ricercarlo non l'abbiamo più trovato, quindi forse per errore è stato venduto con altri libri usati e non c'è più in casa, quindi l'ho ricomprato e comunque l'importante è quello che c'è dentro. L'ho iniziato da pochissimo, ho letto veramente poche pagine. Per il momento mi sta piacendo, capitoli brevi, delle descrizioni fantastiche, un mondo, l'India, che non conoscevo, anzi direi che non conosco, e che mi sta sorprendendo sia nei suoi lati negativi che nei suoi lati positivi. So che sarà una storia che mi toccherà tanto l'anima, perché a grandi linee insomma so di che cosa si parla, molto a grandi linee, però sono sicura che questo libro è capace di smuovere i sentimenti, quindi proseguo la mia lettura e poi vi farò sapere com'è. Infine vi mostro il libro che mi è arrivato da poco, Piccole abitudini per grandi cambiamenti, di James Clear, credo sia il cognome. L'ho visto sul canale di Shanti e lei ne parlava in maniera veramente entusiasta, era veramente felice di averlo letto e sentiva tutti gli effetti positivi che questo libro le aveva trasmesso, e quindi ho deciso di ordinarlo anche io e di leggerlo. Dovrebbe parlare, diciamo a grandi linee, del riuscire a cambiare delle piccole abitudini ma farle durare nel tempo, perché siamo tutti capaci di cambiare abitudini, ma poi lo facciamo per una o due settimane e poi ritorniamo alle vecchie abitudini. Questo dovrebbe insegnarci a realizzare veramente quello che vogliamo un passo alla volta, ma a darci il coraggio di essere più costanti. Insomma, questo ovviamente a grandi linee, ancora non l'ho letto ma credo che lo leggerò non appena avrò finito La città della gioia. Non vedo l'ora, perché io adoro questi libri e vi farò sapere. Se l'avete letto, fatemi sapere se vi è piaciuto. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, penso di aver parlato tantissimo, però insomma ne avevo bisogno e ovviamente aspetto tutti i vostri commenti sui libri dei quali ho parlato, ma parlatemi anche delle vostre letture, consigliatemi libri da leggere, insomma io sono aperta a tutto perché mi piace parlare di questo argomento ovviamente. E niente, quindi adesso vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo con un altro video. Ciao! Thank you.